Ciao a tutti, oggi sono qua per truccarmi insieme a voi utilizzando i prodotti preferiti del periodo. Il trucco che ho intenzione di realizzare oggi è molto basico, molto semplice, ma è quello che sto facendo praticamente tutti i giorni perché magari mi piace la combinazione colori, lo trovo confortevole e con questo caldo è l'unico tipo di trucco che riesco a sopportare. Infatti inizio subito legandomi i capelli perché non ne posso già più, tra l'altro ho appena fatto la doccia, quindi sono anche un po' accaldata. In quest'ultimo periodo mi sto focalizzando molto sulla preparazione della base, quindi dopo aver lavato il viso vado a utilizzare sempre questa crema di Origins, che in realtà è tipo un olio gel, si chiama Mega Mushroom Relief and Resilience. Ha una consistenza, come vi dicevo, molto leggera, però in realtà è composto da diversi oli, quindi abbastanza ricco. Io devo dire che mi sto trovando molto bene, mi piace questa consistenza, a volte non è abbastanza idratante per me, per questo vado ad aggiungerci questa crema di Clarence, che si chiama Multi Active Jour. È praticamente un gel idratante, non anti-aging, però per quella fase in cui siamo ancora sì giovani, però magari vorremmo prevenire alcuni segni del tempo. Ecco, mettiamola così, ha una profumazione di rosa molto molto buona. Ci sono dei giorni in cui mi basta questa, di nuovo una consistenza gel molto molto fresca, molto leggera. Ultimamente mi piace abbinarli perché mi piace avere la pelle bella polposa, idratata. Come contorno occhi giorno assolutamente questa di Ginseng. Io avevo provato la crema viso che non mi era piaciuta per niente, mentre questo contorno occhi mi piace da morire. Adesso lo metto assieme a voi per farvi vedere la differenza che fa, perché secondo me è visibile fin da subito. Non solo va a idratare il contorno occhi, ma lo va anche a illuminare. Ne basta veramente pochissimo. Adesso lo metto soltanto qua, giusto per farvi vedere la differenza. Cioè io la noto già, illumina istantaneamente la zona del contorno occhi. Infatti molte volte non vado a mettere il correttore proprio per questo motivo, perché mi basta questa crema qua. Trovo poi un prodotto intelligente soprattutto per l'estate. Non so se si riesca effettivamente a capire dalla videocamera. Questo è l'effetto del contorno occhi, a me piace veramente tanto perché, come vi dicevo, va a illuminare. Ovviamente non corregge, non copre, ma illumina. Quindi dà secondo me uno sguardo già più sveglio. Ultimo step prima di truccarmi, vado ad applicare un po' di questa crema di Cicaper, che è una crema in realtà correttiva. Io soffro un po' di rossori e questa è in pratica una crema verde che a contatto con la pelle stesa diventa in realtà tipo beigiolino, quindi è una crema colorata che va a neutralizzare il rosso grazie al verde e allo stesso tempo uniforma un po' l'incarnato. Inoltre non va, diciamo, a sostituire la crema solare, ma io il sole purtroppo non lo vedo mai, però ha anche una protezione SPF 30. La crema, come vedete, è verde, però una volta stesa sul viso non è verde, assolutamente. Non è nemmeno come quei correttori proprio per le discromie, perché va proprio a fondersi con l'incarnato. Io poi lo applico in maniera gentile, perché avendo la pelle sensibile, se strofino troppo mi si arrossa chiaramente di più la pelle. Finalmente passiamo al trucco vero e proprio. Sapete che io parto sempre dagli occhi, primo step imprescindibile, primer. Io utilizzo sempre questo di Urban Decay, da quando mi è finito quello classico ho preso la versione anti-aging, che è sicuramente molto meno secco, più idratante, quindi non va a segnare se avete la zona appunto un po' segnata. Io tornerei al classico però, perché trovo che la sua tenuta sia imbattibile. Il mio trucco preferito del momento è ombretto luminoso nella prima parte dell'occhio e poi una sorta di finto eyeliner. Insomma, metto un po' di ombretto molto scuro all'attaccatura delle ciglia e lo sfumo allungandolo.
Oggi ho tirato fuori la Cutie Palette di Nabla Coral perché mi piace tantissimo Mandarin, questo ombretto qua che non è aranciato sull'occhio, peccato perché sarebbe stato bello secondo me, però è molto molto luminoso. E poi con Anyway, che è questo marrone opaco qua, vado appunto a sfumare, fare... non è un eyeliner, però non so come spiegarvi, per dare un po' di... profondità all'occhio. In realtà parto proprio da questo ombretto più scuro perché poi l'ombretto luminoso lo vado ad applicare con le dita, secondo me rende molto di più in questo modo. Prendo un pennellino di precisione e inizialmente lo tampono proprio all'attaccatura delle ciglia, poi pian piano lo sfumo, lo andrò a sfumare anche con un pennello da sfumatura. Io uso questo qua di Zoeva, comunque tutti i pennelli, se ci sono, ve li linko qua sotto ad Amazon. Dunque, io non ho grandi novità da raccontarvi. Purtroppo quest'anno non andrò veramente in vacanza, ma sicuramente mi potrò riposare un po' qualche giorno dopo il matrimonio, quindi devo tener duro ancora un mesetto. E poi ci siamo. Sono molto entusiasta, anche se sono abbastanza preoccupata, perché comunque la situazione che stiamo vivendo è molto imprevedibile. A parte questo, pensavo di fare un video in cui rispondo alle vostre domande e curiosità sulla casa, perché mi arrivano sempre tantissime domande tipo: dove hai preso la carta da parati, dove hai preso, che so, questi piatti, queste ciotole, questi cucchiaini, come hai scelto la cucina, dove l'hai fatta fare. Cioè, siete molto molto incuriositi dall'arredo, da come è proprio stato il procedimento, il processo di scegliere, arredare, eccetera, e devo dire che mi fa molto piacere, soprattutto quando mi fate i complimenti per come ho arredato casa. Adesso io non ho intenzione di fare un home tour, nemmeno a breve, perché la casa non è finita. Penso che, come tante persone che si trovano comunque all'inizio, è impensabile riuscire a fare una casa nuova da zero. Cioè, noi abbiamo comprato questa casa, dentro non c'era niente, proprio zero, quindi abbiamo dovuto fare, come vi dicevo, tutto da zero e a un certo costo. Quindi abbiamo iniziato con le basi e poi pian piano andremo a riempire, sistemare con calma. Quindi casa non è finita al 100%, è un po' anche per questo che non ho intenzione di fare un home tour. Però molto spesso vi faccio vedere volentieri degli angolini di casa, perché comunque sono molto orgogliosa e soddisfatta di com'è, mi piace tantissimo. E soprattutto c'è una cosa che abbiamo costruito noi da zero, con le nostre forze, quindi c'è tantissima soddisfazione. E quindi niente, penso proprio che prossimamente vi metterò il box delle domande tipo su Instagram, quindi se ancora non mi seguite su Instagram, forse è il momento giusto. Tra l'altro, adesso che sto filmando è il 30 di luglio ed è il mio onomastico. So che in Italia non si festeggia molto, cioè ci sono delle zone, da quanto ho capito, in cui si festeggia, altre no. In Ungheria si festeggia quasi come un compleanno, quindi io sono sempre stata abituata così. E infatti mi invidiavano un sacco, tipo alle elementari, alle medie, perché non solo festeggiavo tra virgolette due volte Natale, perché si festeggia sia Mikuláš il 6 dicembre e quindi ricevevo dei regali, sia Natale, quindi ricevevo due volte i regali a dicembre, ma oltre a festeggiare i compleanni, come se festeggiassi anche l'onomastico. Quindi poi da bambini, figuratevi, c'era un sacco di wow, che bello, che fortunata, eccetera. In realtà, purtroppo, non avendo più i nonni, che erano loro soprattutto a chiamarmi, cioè in realtà anche la mia famiglia mi fa gli auguri, però con i nonni era un po', secondo me, diverso. Cioè mio nonno tutti gli anni, quando comprava il calendario, segnava già tipo tutti i compleanni, gli anniversari, gli onomastici e niente, praticamente quando poi è morto mio nonno, che è morto all'improvviso, una cosa molto toccante è stata che
a distanza appunto di tempo mia nonna si è ritrovata sul calendario delle cose scritte appunto da mio nonno, che non c'era più, però appunto lei si è ritrovata queste cose qua. Penso che possa bastare, adesso vado a prendere, come vi dicevo, con le dita l'ombretto luminoso, lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio, tra l'altro sul dito è bellissimo, cioè anche sull'occhio, eh. E come vedete mi concentro soprattutto su questa parte, poi cerco di sfumarlo un po' qua. E questo è il trucco praticamente che faccio tutti i giorni. Ultimamente non ho tantissima voglia ed è anche molto veloce. Che certamente adesso parlando alla videocamera sono un po' più lenta, però in realtà ci vuole pochissimo. Nuovo preferito, nuova scoperta è il mascara di Lancôme Monsieur Big. Sapete che io ho un amore folle per il mascara di Chanel, le Volume de Chanel è il mio preferito, penso in assoluto. Questo potrebbe quasi spodestarlo. Incredibile ma vero. Ne ho approfittato, cioè ho approfittato della promozione che c'era su Sephora, che facevano il 30% di sconto su tutti i prodotti Lancôme e quindi l'ho voluto provare. All'inizio nulla di che, ma adesso bellissimo. Mi piace così tanto che per il mio compleanno, che era a maggio, però in realtà mi è arrivato il buono di compleanno da parte di Sephora il 6 di luglio, con scritto appunto Donatella, tutto maiuscolo, anche se in ritardo buon compleanno, e avevo un buono da 30 euro, quindi l'ho investito comprando la versione waterproof di questo mascara, che sicuramente mi servirà per il matrimonio. La cosa secondo me bella di questo mascara è che con una passata sola si può ottenere un effetto abbastanza naturale, e passandoci magari sopra di nuovo l'effetto è un po' più drammatico. E a me piace l'effetto drammatico. Mi piace che si vedano le mie ciglia. Se potessi, non so, farei di tutto per avere le ciglia sempre al top. È il prodotto make-up a cui non so rinunciare. Molto spesso vado in giro completamente struccata, ma con il mascara. Il mascara per me non può mai mancare. Fatemi sapere se è anche per voi così, o se magari preferite un altro tipo di prodotto. Cioè, qual è il prodotto a cui proprio non sapete rinunciare? Anche se dovete girare struccato o potete portarvi un solo prodotto, che cosa utilizzereste? Con il caldo che fa, devo ammettere di non indossare più il fondotinta. Molto spesso vado in giro così struccata, non ho una pelle perfetta, anzi. Però diciamo che mi faccio molti meno problemi rispetto al passato e mi piace di più l'idea di far respirare la pelle. Un prodotto che ho comprato recentemente che mi sta piacendo tantissimo è questo correttore di Espresso, un'azienda italiana appunto incentrata su questo concetto dell'unire make-up e caffè. E in particolare questo è uno dei prodotti, diciamo, di punta dei BC Concealer, che in realtà è disponibile soltanto in due colorazioni che dovrebbero essere universali, secondo me non lo sono più di tanto. Vabbè, fatto sta che io ho preso la colorazione One, che è leggermente aranciata, quindi è perfetta per correggere, diciamo, l'occhiaia. In realtà su di me non è poi così tanto arancione, quindi lo utilizzo come correttore anche sul viso, e questo mi permette magari di correggere leggermente qua dove sono un po' più arrossata o magari ho qualche piccolo segnetto, in modo da non appesantire la pelle, ma comunque correggere un po', uniformare. La formula mi piace molto perché è abbastanza liquida, non va a segnare minimamente il contorno occhi. Fate conto che io non metto la cipria nemmeno nel contorno occhi e non mi va nelle pieghe, quindi non so se è perché appunto mi sto concentrando molto anche sulla base, quindi metto sempre il contorno occhi, metto sempre la crema, eccetera, eccetera, però sia sul viso che sul contorno occhi non mi segna e dura praticamente tutto il giorno, quindi sono molto molto contenta. Ne vado poi a mettere veramente poco poco e poi lo vado a lavorare con questo pennello di MAC. Comunque, parlando di ciglia, mi sarebbe piaciuto tantissimo questa primavera provare la laminazione, perché come vi dicevo, per me le ciglia sono fondamentali e niente, è successo poi quello che è successo, non sono più andata a provare, però mi rimane la curiosità. Se avessi il tempo e soprattutto i soldi,
ci andrei anche subito perché mi incuriosisce molto la laminazione. Tempo fa andava più di moda, diciamo, farsi le extension alle ciglia, ed è una cosa che invece non mi faceva impazzire, quasi mi spaventava, mentre la laminazione mi incuriosisce. Quindi, se qualcuno di voi ha provato, soprattutto qua a Milano, magari me lo faccia sapere. Quanto mi dà fastidio essere così pallida. Io che sono sempre cresciuta comunque in zona mare, per me è terribile. Però quest'anno va così, ci accontentiamo. Io ho provato a prendere il sole sul balcone, ma non è la stessa cosa poter andare in spiaggia, mettere a mollo i piedi in acqua, cercare i paguri, stare in mezzo alla sabbia, non so. Banalmente anche solo la brezza marina, cioè a me piace tantissimo, poi mi rilassa il suono del mare, infatti ogni tanto con Alexa le dico appunto di mettermi i suoni del mare, mi rilassa un sacco. Procedo poi con il bronzer, che non è una novità, sto usando questo ormai da un po' di tempo, sto preferendo i prodotti in crema a quelli in polvere per quanto riguarda il viso perché trovo che mi segnino di meno. Questo è lo stick di Kiko, che vado ad applicare così poi a sfumare con un pennello. Non ne vado a mettere moltissimo, giusto per scaldare un po', visto che come vi dicevo quest'anno il mare lo vedo solo attraverso le foto delle mie passate vacanze. Vado a mettere poi pochissimo blush, soltanto in questa zona finale, un po' in alto, perché è un blush luminoso ed è Orgasm di NARS, che è il mio preferito quando arriva l'estate, perché è appunto luminoso ed è un po' pescato. Lo vado a mettere qua e un po' sul naso per quel finto effetto. Ho preso il sole. Non lo vado a mettere proprio sulla guancia perché soffrendo di rossori mi andrebbe ad accentuare la zona e allora a sto punto non aveva senso correggerla. Il mio illuminante preferito del momento è Moonstone di Becca. La prima volta che l'ho acquistato mi era piaciuto, ma non ero rimasta troppo colpita e entusiasmata. Ultimamente metto solo questo e ne metto chili. Cioè, oltre al mascara, l'altra cosa a cui non so rinunciare in questo periodo è l'illuminante. Anche se con la mascherina magari non si vede, io non mi sento a posto senza illuminante. E di nuovo vado a metterlo non troppo qua, diciamo, in questa zona, per non evidenziare troppo i pori. Per quanto riguarda le labbra, ho due prodotti nuovi e la combinazione di tre prodotti che è la mia preferita in assoluto, cioè mi sto truccando le labbra praticamente solo così. Innanzitutto vado ad applicare una matita, oggi ho scelto questa qua di Chanel, che è la 164 e io in realtà la utilizzo con il rossetto Mademoiselle, che è diventato uno dei miei rossetti preferiti, ha praticamente lo stesso colore. Faccio il contorno, riempio un po', le estremità e poi sfumo bene con il suo pennellino. A questo punto vado ad applicare uno dei miei nuovi rossetti preferiti, soprattutto per questo periodo, che è di Nabla e non mi ricordo la collezione, non credo che ci sia scritta. La colorazione comunque è Metropolitan, di questo tipo di rossetto, a parte che ha il packaging diverso da tutti gli altri rossetti della collezione, è disponibile soltanto in tre colori ed è un rossetto cremoso dal colore non pieno. Profuma poi tantissimo di cocco, è buonissimo, ha un color nude abbastanza caldo marroncino che va in contrasto comunque con la matita che risulta un po' più fredda, un po' più rosata. Però a me piace come contrasto. Infine, per non farci mancare nulla, vado ad applicare anche un lip gloss che è sempre di Nabla, sempre nuovo, è uscito quest'estate. È il Shine Theory Lip Gloss nella colorazione District, quindi è un colore nude, ma senza particelle, quindi rimane lucido senza avere i brillantini per intenderci. Molto versatile e come top coat secondo me è perfetto, ma anche per dare leggermente colore alle labbra perché di nuovo non è particolarmente pigmentato. Tra l'altro mi piace tantissimo questo lip gloss perché non è appiccicoso.
metto solo al centro. Boh, queste sono le labbra che sto facendo sempre, praticamente ogni giorno. Sono ossessionata da questa combo. Facciamo finta di essere professional. Ho dei capelli assurdi, come vi dicevo, ho fatto la doccia. Con questo caldo sono ingestibili. Tra l'altro mi sono anche cresciuti tantissimo. Cioè, questo Natale li avevo tagliati fino a qua. Mamma mia. Questo è il trucco finito, realizzato con i miei prodotti preferiti del periodo ed è il trucco che sto facendo praticamente ogni giorno ed è proprio anticaldo per me perché la pelle riesce comunque a respirare e diciamo che tolgo un po' l'attenzione magari delle mie piccole imperfezioni con le labbra o con gli occhi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai provato uno dei prodotti che ho citato, sia per la skincare che appunto make-up. E soprattutto fatemi sapere quali sono i prodotti a cui non riuscite a rinunciare in questo periodo estivo, con il caldo, trovate la forza di truccarvi, che cosa usate. Insomma, svelatemi i vostri segreti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!